scorrono i titoli di apertura. Purtroppo la proiezione di questo film nelle varie scuole della provincia negli anni 50-60, affidata alle mani abbastanza inesperte dei bidelli, ha rovinato molte perforazioni. Abbiamo dovuto buttar via centimetri preziosi di questo film, i titoli sono ridotti, ma il titolo vero doveva proprio riguardare questi miei collaboratori e i miei scolari. Ecco il testo. Siamo in piazza Cavour. Cavour è lassù, in cima al monumento, immobile. Due scolaretti da via Gioberti entrano sulla piazza e hanno in mano due fogli. Hanno appena terminato un compito in classe sulla coltivazione del riso e guardano i risultati e i voti della maestra. Accidenti, che brutti voti, tutto sbagliato, pieno di errori. Non sapevano molto questi bambini di città di quel che avveniva in periferia, al di là delle ultime case. Per consolarsi decidono di andare a comprare qualche caramella nella piccola bancarella che c'è sull'angolo sinistro della piazza. Vanno, ma la signora della bancarella, la venditrice di torroni, alza un grosso cartello dicendo: zero, avete preso zero, non vi do i dolciumi. I due scolaretti scuotono la testa, si trasferiscono sull'altro lato della piazza, vanno presso l'edicola per consolarsi almeno con un giornalino, ma destino amaro, anche l'edicolante sa della loro piccola sconfitta scolastica, tira fuori un cartello e dice: no, neanch'io, non vi do i giornali. Ecco che i due scolari, sconsolati, vanno a sedersi ai piedi del monumento. Pensano a questo tema, alla loro ignoranza, si siedono sui gradini e decidono di rifare i compiti. Purtroppo la fatica è tanta, si addormentano e mezzanotte. La torre dell'angelo, la torre dell'orologio, la dissolvenza in chiusura, il momento magico. Noi abbiamo il passaggio dal reale al fantastico, al fiabesco. Il Cavour si scuote, guarda in basso, vede gli scolaretti, ha compassione di loro, dice: va bene, scendo io e vado ad aiutarli a risolvere bene questo capitolo della loro conoscenza sulla coltivazione del riso. Scende, si avvicina ai due scolari, li scuote delicatamente, questi si risvegliano di colpo, lo guardano: ma chi è questo signore? Ci fa segno di seguirlo, andiamo con lui. Inizia la lunga camminata nel paese di Chicco Riso. Escono da piazza Cavour ed entrano nel paese delle risaie. Chicco Riso, tramite un postino, manderà loro dei messaggi che sottolineano tutte le tappe della coltivazione del riso. Ecco la risaia in febbraio. Il professor Gazzone dipinge in un modo stupendo l'ultima neve, l'arrivo del contadino, lo scanafors, colui che ripuliva i fossati per lo scorrimento delle acque. E poi le settimane passano, arriva la prima acqua, l'allagamento delle risaie.
passano i contadini, l'Eusebio e sua moglie, dalla cascina, si va tutti in risaia a lavorare. I bambini seguono, i messaggi seguono i personaggi e si arriva alla pescatrice di rane, altro quadro molto bello, molto dolce, in parte superato dalle vicissitudini, dallo sviluppo della tecnologia. La pescatrice di rane dà loro un'altra lezione importante. E intanto il riso cresce, i messaggi si alternano, il postino ha il suo da fare nel portare sempre nuovi messaggi, aprile, maggio, la semina, il trapianto, il lavoro della risaia, la crescita di Chicco Riso. Siamo in pieno agosto, tutti sudano moscerini, afa opprimente, i bambini continuano a seguire lo sviluppo della storia, si arriva a settembre, a ottobre, ecco, la risaia com'era ancora negli anni 40 e 50, i cavalli, i grandi carri, i covoni, i tagliariso, lo sforzo terribile dei cavalli per portare fuori dal fango della risaia tutti quei covoni, la trebbiatura e gli ultimi messaggi di Chicco Riso verso gli scolaretti. L'itinerario è praticamente risolto con un messaggio finale dove Chicco Riso ricorda la forza di questo prodotto così semplice e così antico. Gli scolaretti prendono commiato, salutano affettuosamente Eusebio, sua moglie, il postino e tutti gli altri personaggi della risaia. Riappare Cavour, mette le sue mani sulla loro spalla, li riporta in piazza Cavour. Eccoli, siamo alla parte conclusiva del film. I due bambini sono addormentati ai piedi del monumento, Cavour risale al suo posto, riprende la vecchia posa e ad un certo punto, nella notte, appaiono sempre da via Gioberti due stupendi carabinieri, ancora con le divise dell'epoca, in panno lenti, frutto del lavoro e della pazienza del professor Tron. I due carabinieri si avvicinano, uno scuote gli scolaretti si svegliano, guardano lassù il Cavour, guardano il carabiniere, gli danno le informazioni relative alle loro case, ora sanno tutto, ora potranno riscrivere bene il loro tema sulla coltivazione del riso e il carabiniere li accompagna fuori dalla piazza. A questo punto, tanto per dare un'informazione conclusiva allo spettatore, tre personaggi della produzione, l'elettricista, il regista e l'operatore cinematografico, sbucano dalla parte mascherata, da sotto il davanzale del teatrino di posa e salutano anch'essi. Questo è tutto il film, dura 11 minuti, se lo proiettate dall'originale 16 mm, bisognerà avere un proiettore 16 mm a 18 fotogrammi al secondo, questa è la velocità di proiezione per un film muto. Se invece lo proiettate dalla videocassetta che ho ricavato e di cui non
conosco l'efficacia perché col passare degli anni le videocassette tendono a sbiadire moltissimo e allora basterà un televisore e un videoregistratore.